Sono lieto di poter rievocare, in poche parole, le esperienze delle prime trasmissioni radiotelegrafiche a grandi distanze, da me felicemente eseguite attraverso l'Oceano Atlantico il 12 dicembre 1901. Queste esperienze provarono conclusivamente che la trasmissione e la ricezione delle onde elettriche non erano affatto limitate, come a quel tempo credevano tutti gli scienziati alle brevi distanze, bensì potevano essere utilizzate per le comunicazioni fra il vecchio ed il nuovo mondo, e molto probabilmente anche a distanze assai maggiori. A questo fine decisi nel 1900 di far costruire due potenti stazioni radiotelegrafiche, una a Polju in Inghilterra e l'altra sulla costa degli Stati Uniti d'America. La costruzione di queste due stazioni, per le quali fu necessario arrischiare una ingentissima somma, fu ultimata nell'agosto del 1901, se non che, poco tempo dopo, una bufera danneggiò il padiglione aereo della stazione inglese ed un ciclone distrusse totalmente le antenne della stazione americana. Questo incidente, per quanto grave, non mi distolse dal mio proposito, mi indusse però a modificarne la stazione, facendo costruire un aereo più semplice per la stazione trasmittente inglese ed escogitando per la costa americana una stazione ricevente provvisoria, nella quale l'antenna sarebbe stata costituita da un semplice filo aereo sollevato da un pallone o da un cervo volante. Come ubicazione di questa stazione ricevente scelsi una collina nei pressi della città di San Giovanni di Terranova. Alle 12.30, mentre ero in ascolto al telefono del ricevitore, ecco giungere al mio orecchio, debolmente, ma con tale chiarezza da non lasciare adito a dubbi, una successione ritmica dei tre punti corrispondenti alla lettera S dell'alfabeto Morse. I segnali, cioè, che secondo gli ordini da me impartiti, venivano lanciati nello spazio dalla stazione di Polju sull'altra sponda dell'oceano. Era nata in quel momento la radiotelegrafia a grande distanza. La distanza di oltre 3.000 chilometri, che sembrava allora enorme per la radio, era stata superata, nonostante il presunto ostacolo della curvatura terrestre che tutti ritenevano insormontabile. Il governo italiano fu il primo ad avere la notizia di questa scoperta. Da quel giorno la scienza delle radiocomunicazioni ha fatto passi da gigante ed offre oggi all'umanità il più potente ed universale mezzo di rapida comunicazione a distanza che il mondo abbia mai conosciuto.